Ne sei proprio sicuro? No, non proprio. Ma il marchese è alla convenzione nazionale con le Peltier. Magari sa qualcosa. Oh, qual è l'esempio migliore della depravazione del vescovato? Sette suore che corrompono un prete lascivo o un benedettino ben dotato che sodomizza una capra di nome Pius? Per nulla al mondo risponderò mai a questa domanda. Bene, Arnaud, capra sia. Allora, che posso fare per te e per la tua bella amica? Louis-Michel Le Peltier. Cosa puoi dirci su di lui? Ah, il caro lui è passato dall'osteggiare la pena di morte a chiedere la testa del re in 2 anni. Dove lo troviamo? Purtroppo di rado. Socializzo con i miei colleghi. Non capiscono perché non voglio decapitare gli innocenti. A proposito di innocenti... De Sade. Le Peltier. Sai, credo che ceni spesso in un caffè vicino al Palais Royal. Suppongo lo troverete là. Altrimenti, ritornerò. Davvero? Allora spero di sbagliarmi. No, non credo. Vino per il palazzo. Passa dal retro. Stavolta quelle finestre devono brillare o il signor Le Peltier vorrà la mia testa. Sì, signora. Buongiorno, cittadino Le Peltier. Cittadino Tayenne. Finito, imbecille! Lì!
no, idiota! Ecco dove sei! Torna qui, stronzo! È un mio dovere da patriota! Fermo lì! Questo vino è tagliato con sali di piombo. Un bicchiere è... Non puoi fare quello che ti pare. Non so di cosa... Faccio questo mestiere da 30 anni. Riconosco bene. Siete solo...
Decapitalo la schiena! Non parlare! Muoviti! Via che si vuole a noi! Muore! Fermo, stronzo! Parlo con... Per la rivoluzione! Seguite gli ordini! Se ti metto le mani addosso ti strappo il gatto! Faisons la valise.
Meglio tornare. Muori, falso patriota! Lascia perdere, tanto ti farò fuori! Devrait appeler la garde, mais ce ne sera pas. On a fini de ramper, c'est terminé. Volete avvelenare i miei clienti? Come prego? Questo vino è tagliato con sali di piombo. Un bicchiere e... Non so di cosa. Potrebbe Faccio tornare questo mestiere da 30 anni, amico. Riconosco bene il vino adulterato. Sono 50 livre di vino queste qui. Che cosa posso farci? Beh, potete venderle come rimedio per i capezzoli irritati, perché io non ne comprerò una goccia. Volete avvelenarmi i clienti? Chiedo scusa. Dovrei chiamare i gendarmi. Lo farò portare via appena ritorno il carro. Vino avvelenato. Che altro? Pane in petto? Scusate, d'accordo. Lo vuoi fare la vita? Moderato di me! Pour ça, vous pouvez compter sur moi. Dico a te! Thank you.
Voglio dirti due parole. Dammi re. E per qualche pièce? Mi aspetto che il signor Le Pelletier riesca a specchiarsi nei vetri quando avrai finito. E non lasciarla aperta! Il signor Le Pelletier detesta gli spifferi. E non lasciarla aperta! Il signor Le Pelletier detesta gli... Scusate, signorina, il signor Le Pelletier... Questo vi convincerà? Oh, certo, signore! Remy, apri la finestra! Il signor Le Pelletier trova quest'aria viziata! Avevi detto... Obbedisci! Va bene! Des gens étranges sont sortis! Rivoluzionari sono finiti! Ti uccido!
sei mio! Deve sembrare un criminale o un traditore. Solo allora, dopo averlo giustiziato come un delinquente, sveleremo la grande verità di Schachtmuller. Svelate la verità che preferite, Gran Maestro. Io, però, agisco solo per la Francia. Avevate ragione. Re Luigi è in contatto con persone assai lusche. Cittadino Le Pelletier, i voti sono 360 a favore dell'esecuzione e 360 per la clemenza. Voi cosa votate? Esecuzione. Il mio voto è stato registrato, Gran Maestro. E? Il re morirà. Non avevo dubbi. Non vedo l'ora di assistere alla fine della tirannia. Mi riserverò un posto in prima fila. Thank you.